A very good game against Juventus. È stata una buona partita, la mia prima in Italia, come sapete. All'inizio ero un po' nervoso perché, anche se non sono giovanissimo, l'approccio con un campionato nuovo, soprattutto quello italiano, non è facilissimo. Il mister ci aveva preparato bene, ci aveva detto che cosa dovevamo fare e io ero pronto al 110% e alla fine il risultato è stato positivo. They asked me before also some people if I played against the Italian team, but sì, era la prima volta che giocavo contro squadre italiane, anche se giocando in Champions League avevo affrontato altre squadre europee, ma mai contro delle squadre italiane, quindi cominciare subito con due forti come la Juventus e l'Inter per me è stato un buon test e sono contento che sia cominciato così. Very good names and big names in front and ha giocato contro grandi giocatori, contro grandi star, gente che aveva visto in televisione, però sa che tutta la Serie A è molto competitiva e ci sono anche altre squadre che magari non hanno nomi così importanti, ma che sono allo stesso livello in quanto a difficoltà da affrontare e qualità, quindi bisogna sempre essere preparati al 100% per giocare contro tutti. You need to prepare equal to the same, no matter what opponents you have. We need to keep on fighting. Dobbiamo continuare a lottare così come abbiamo giocato contro l'Inter e la Juventus, dobbiamo continuare così. È bello perché c'è un grande spirito di squadra sia dentro al campo che fuori dal campo. Io come giocatore nuovo sono stato subito accolto benissimo e riusciamo a comunicare bene anche con gli altri, scherziamo e c'è una gran bella atmosfera e continuiamo a lavorare duro e I know it's going to be hard, and we have five very good central defenders here. Sapevo che la competizione arrivato a Bologna sarebbe stata alta e che il mio posto non era assicurato. E ci sono stati alcuni infortuni che mi hanno dato l'opportunità di giocare. Se non partirò titolare, continuerò lo stesso a lavorare duro proprio perché questa competizione fa bene e perché a Bologna ci sono dei buonissimi difensori. In the beginning of the first week, it is a very big difference of. In effetti, la prima settimana mi sono accorto che c'erano molte differenze, soprattutto sul modo di organizzare la difesa. Tutto il ritiro, sia a Andalo che a Sestola, mi è servito molto per capire i movimenti è stato abbastanza complicato perché c'è molto da pensare. E capire che è leggermente diverso, però ogni giorno che passa sono sempre più dentro ai giochi della difesa e per la lingua inglese, italiano o spagnolo è uguale perché il calcio comunque è un linguaggio internazionale e quando si vedono i movimenti basta memorizzarli e capire come muoversi in campo. Inter at home, our supporters were fantastic. Sì, ho sentito in queste due partite sia a Torino ma soprattutto questa in casa con l'Inter, ho sentito molto i tifosi e in Italia vivono il calcio con l'anima e con il cuore che è un po' diverso da cosa che ero abituato io perché in Scandinavia sono tutti un po' più tranquilli, quindi è molto bello sentirli e vedere che saltano, gridano e sono coinvolti nel gioco. Very passionate about football and loving the game, and that's how it's supposed to be. And in IKEA, I've been to IKEA. And I already know the polpetti, so that's good. Si trova molto bene, la città gli piace, incontra spesso persone, sono tutti molto amichevoli, si vede tante buone persone con entusiasmo, magari non tutti parlano inglese, quindi non ci sono scambi di battute lunghi o particolari, però ci si capisce, ci si saluta e si capisce che sono tutte persone amichevoli. Very happy outside the pitch as well, so feeling very good to be in Italy at the moment. Or in Bologna, sorry. The Italian cuisine, I don't know if there's something that you like more, that you tasted something. Than the polpette. No, yeah. Of course the bolognese ragù here, I say. Tu quando è arrivato qui hai capito la differenza tra il ragù svedese, quello che là spacciano come ragù, e invece qui è quello reale. That's good.